Ho visto grafico e Excel, ricordate, che saliva nei momenti di crisi, il premio del rischio saliva nei momenti di crisi e scendeva nei momenti invece di espansione, in cui tutti sono felici, il trenino della felicità corre nella prateria, ciuffi, 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 e tutti guadagnano e sono felici. Come 2 anni fa voi quando compravate Bitcoin, no? Che poi non avete venduto, e adesso se vi chiedo chi ha dei Bitcoin in portafoglio, tutti no, ci schiettate, guardate il soffitto. Quanti Bitcoin hai? Sì, me l'hai detto, confessa. Oh, ti vergogno a dirlo, ma guarda, è normale perdere in borsa. Hai detto che sei pieno di Bitcoin, fino a qua. Il premio per rischio varia a seconda della latitudine geografica, il premio per rischio varia a seconda dello stato sociale che lo deve prendere. Ovviamente se una persona è abbiente, è una persona danarosa, non importa prendersi del rischio. Se uno invece incassa 1.000 al mese, con quei 1.000 ci deve campare la famiglia, andare a perdere anche solo 100 si mette a piangere. Il premio per rischio varia a seconda dell'età, ovviamente se sei anziano vuoi stare, io che inizio a diventare anziano, inizio anche quando faccio training, ad avere una avversione alle perdite che è superiore a quella che avevo quando avevo 25 anni. Poi ci sono quelli che si chiedono anche se varia a seconda del sesso, nel senso che sei uomo, sei donna, ovviamente noi siamo per l'opportunità e quindi non che non ci pronunciamo, cioè alla fine. Ci sono donne imprenditrici che hanno, diciamo, una professione a rischio esattamente uguale a quella degli uomini, quindi non è vero, insomma, siamo convinti che non sia vero. Però potete allungare la lista e metterci tutte no? Aggiungere caratteristiche di ogni tipo, colore dei capelli, diciamo, l'istruzione, cioè, no? Ci sono studi. Scusate, nella biblioteca di economia ci sono studi di ogni tipo, no? Con risposte ovviamente variabili. Questo è uno studio sul premio per il rischio in diversi paesi. E voi vedete sostanzialmente che l'Italia ha un premio per rischio superiore a quello di altri paesi, per esempio della Danimarca, perché è doppio il premio rischio per l'Italia. C'è cioè un investitore che richiede l'11% piuttosto che il 4,3% per investire in Italia, perché in Italia gli chiedono il pizzo, i tribunali non funzionano, vai al pronto soccorso, ti accoppano, vai in comune, ti chiedono la tangente, no? Cioè, tutta un'altra. Adesso sto scherzando, ovviamente sto mettendola per il peggio, però diciamo c'è tutto un complesso di norme e di situazioni ambientali che fanno sì che sia più facile investire in Belgio, in Canada o in Svizzera piuttosto che in Italia, no? Ci sono diversi studi, qual è il tasso di rendimento medio, sono tutti studi datati, vedete uno finisce nel 94, uno nel 98, non avrebbe senso citarli, ma no? Per darvi il polso della situazione, no? Secondo voi come spostate la data fine? Di solito bisognerebbe prendere con l'arrivo dell'euro, no? Perché l'euro ha tolto il rischio di mercato, il rischio di tasso di cambio. Quindi diciamo appartengono alla preistoria. Anche questo, i rendimenti degli indici azionari appartengono, diciamo, alla preistoria. Paese che va il rendimento che trovi, questo l'abbiamo visto anche prima, questa è l'Italia, no? Vedete il rendimento di tenere cash in Italia? Oppure di acquistare obbligazioni? Sexy. Invece, vedete perché in Danimarca il premio per rischio è inferiore? Perché detieni il cash in Danimarca per 100 anni avresti guadagnato il 2,8, in Italia perdi il 4,1. Liquidità sul conto corrente, quello che piace a te è il cash. Ok?
Vedete che bei paesi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, quella Germania. Germania, perché? Perché hanno avuto l'iperinflazione di Weimar. Anche Francia, lì ricchini, sono i nostri cugini latini, anche loro. Vedete anche in Belgio parlano francese, sono mezzi latini, anche loro. Un po' di problemucci li hanno avuti. Invece i nostri cugini spagnoli, vedete che sono stati più bravi. Bene, andiamo visto come si fa a definire il rischio. Definiamolo prima in maniera filosofica. Cos'è il rischio? Il rischio è che qualcosa vada storto. Il rischio è che ci sia un evento non previsto. Allora, noi quando facciamo una previsione, anche in maniera intuitiva, a cosa ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo alle medie. Qual è la remunerazione media di un laureato dell'Università di Bologna? Qual è l'altezza media degli studenti? Qual è il tuo voto? Che media hai? Okay? Quindi la media dei voti di uno studente è rappresentativa della diligenza dello studente. Purtroppo, per fortuna, non spesso dell'intelligenza, nel senso che voi sapete che ci sono esempi di emeriti fannulloni che poi nella vita staccano quelli che invece avevano delle medie stratosferiche, quindi la natura compensa. Quindi diciamo, però noi intuitivamente prendiamo, hai la media del 30 lode, hai la media del 29, la media. Quando diciamo media, noi ci aspettiamo che in media uno studente performi come alla media. Quando uno dice che uno studente è chiacchierino, significa che lo studente tende a chiacchierare, no? Perché è richiamato più volte e tende. Quindi la media ci dà l'idea di quello che succederà domani. Qual è la temperatura media? Temperatura media è estiva, quindi io lascio a casa la giacca. Non mi metto le calze di lana perché in media oggi sarà come se fosse maggio. Qual è l'evento inatteso? L'evento inatteso è che uno studente che ha la media del 28 prenda 15. O viceversa, uno studente che ha la media del 15 prenda 28. Allora, come si fa a misurare il rischio? Si misura il rischio nella misura in cui all'interno del nostro campione di osservazioni ci siano delle osservazioni che sono molto lontane dalla media. Ci siamo su questo punto? Cioè, quanto più un'osservazione è lontana dalla sua media, quanto più io posso dire che c'è del rischio. Uno studente che ogni esame prende 29 o 30, poco rischio di prendere 15. Uno studente che prende sempre 18 ha poco rischio. Uno studente che ha una media di 18 e tutte le volte prende 18, quindi il futuro è uguale alla media. Le previsioni sono uguali alla realtà. Ok? Uno studente che prende 5 e poi prende 30 lode ha un elevato rischio quando fa un esame. Perché? Perché o prende 30 lode o prende 5. Quindi chiedetemi che rischio ha di essere bocciato uno studente che ha la media di 18 e prende sempre 18 e che rischio ha di essere bocciato uno studente che prende sempre 30 lode? Zero. Perché non ha osservazioni, la media corrisponde con la realtà. Se lo studente
che prende o 5 o 30, si siede sul banco d'esame, che probabilità è di essere bocciato? 50%. Ok? Quindi quanto più le osservazioni variano intorno alla media, ve lo sto spiegando veramente, io so che non avete fatto statistica, quindi sono concetti magari ostici, quanto più le osservazioni variano intorno alla media, tanto più c'è rischio di che cosa? Nel caso dello studente di farsi bocciare. Nel caso della temperatura, ad andare fuori vestito d'inverno, invece c'è sole. Ok? Allora abbiamo due modi per valutare il rischio. Abbiamo la varianza e lo scarto quadratico medio. Ovviamente vi chiederete perché ci sono due modi. Io me lo sono sempre chiesto, perché mi torturano con due modi? Allora, quello più facile da capire è lo scarto quadratico medio. Lo scarto quadratico medio è ogni dato meno la sua media diviso il numero dei dati, sostanzialmente. Allora, andiamo a vedere subito qual è la differenza tra i due. No? Non parlando dei quadrati o delle radici, perché è lì che viene la confusione, nel senso che lo scarto quadratico medio sostanzialmente non è come avevo detto prima, è il quadrato della differenza della media, però usciamo dalla formula, no? Dai quadrati usciamo. Noi siamo arrivati al punto in cui, spiegando con la Zacca e col Badile i concetti, diciamo sotto il profilo filosofico, quanto più le singole osservazioni variano sopra e sotto la media, tanto più c'è rischio. Ok? Questo avevamo detto. Allora, la varianza è la media degli scarti, lo scarto è la differenza tra la singola osservazione e la media. Ok? La media degli scarti al quadrato del valore atteso. Ok? È una misura della variabilità in valore assoluto, cioè la varianza ti produce un valore assoluto, dopo vedremo un esempio. Nel caso dei rendimenti, è la varianza del rendimento effettivo è uguale al rendimento effettivo meno il rendimento atteso al quadrato. Lo scarto quadratico medio è la radice quadrata della varianza. Ed è una misura della variabilità in percentuale. Quindi diciamo, se io dico lo scarto quadratico medio, io dico che lo scarto quadratico medio dei voti dello studente XY è del 10% e la media è 20, io avrò più o meno rispetto a 20. Più o meno 10% rispetto a 20, quindi 18 e 22. Nel caso dei rendimenti, il rendimento è come espresso in percentuale, può essere
confusionario, perché il rendimento, essendo in percentuale, anche lo squarto quadratico medio è in percentuale. Mentre noi pensiamo, quando parliamo di scarto quadratico medio, vi sarà capitato a vedere sui libri, in televisione, su internet, più o meno 10% scarto quadratico medio. Quel più o meno si riferisce sempre in percentuale a un valore assoluto.